importanza della formazione e della informazione di questa legge, una legge promulgata da credo un anno, che ha bisogno sicuramente di chiarificazioni, ma soprattutto di formazione in ambito. È evidente, io sono medico e quindi mi piace andare a valutare questa commissione importante che esiste soprattutto nell'ambito del ristoro assicurativo, ma anche nella giusta linea sanitaria terapeutica che viene condotta da noi sanitari. E avere la possibilità di confrontarci è un momento assolutamente importante tra l'aspetto legale e l'aspetto sanitario, che dovrebbero essere coniugati in maniera efficace ed efficiente. Sì, il senso proprio dell'incontro di questa sera è proprio questo: mettere attorno a un tavolo giuristi, esperti del settore, rappresentanti del mondo sanitario, per cercare di capire meglio quali sono gli effetti di questo provvedimento legislativo così importante, che è stato il frutto anche nella sua elaborazione di questa cooperazione tra i mondi coinvolti. L'esigenza che tutti avvertiamo è quella di mettere il sanitario nelle condizioni migliori per poter operare in serenità, senza avere appunto la spada di Damocle della preoccupazione di responsabilità civili, penali. D'altra parte però vogliamo anche creare le condizioni perché ci sia la massima tutela possibile per chi alla sanità si rivolge, essendo bisognoso di cure e di attenzione. Quindi è una legge equilibrata che tiene conto di questi due interessi che vanno tutelati entrambi e trova appunto un punto di mediazione attraverso una serie di espedienti di carattere normativo che si stanno dimostrando, perlomeno sino ad oggi, abbastanza efficaci. Abbiamo il piacere ora di intervistare il professor Mauceri, docente di diritto privato della nostra università, la Facoltà di Giurisprudenza, che è assolutamente impegnato nella organizzazione di questo evento che, come dicevamo poc'anzi, riunisce tra virgolette gli interessi dei sanitari e comunque questo confronto con la legge, a proposito della legge Gelli, che ha suscitato grande interesse nei due ambiti lavorativi e professionali, ha necessità di essere informato, ma anche di formare i soggetti interessati. È proprio questa una delle ragioni di interesse di un incontro come questo, in cui ci si confronta gli operatori pratici e anche i teorici del diritto. Dal punto di vista giuridico, nella legge c'è un disegno generale per cui si ridimensiona un po' la logica per cui chi sbaglia deve pagare, senza rinunciare al contempo a quella che è un'esigenza sociale imprescindibile, per cui chi riceve danno deve ricevere il risarcimento. È anche vero però che la responsabilità civile non svolge una funzione esclusivamente compensatoria, cioè di fare ottenere il risarcimento a chi l'ha subito, ma anche una funzione deterrente, per cui si tratta un po' di trovare degli equilibri che la legge si sforza di trovare in altri strumenti, quale l'implementazione di strumenti pubblicistici, l'istituzione di un osservatorio, una maggiore trasparenza, una maggiore raccolta dati, più intensificata. Addirittura anche le cliniche private hanno l'obbligo di mettere su internet il numero di cause risarcitorie, il che evidentemente a sua volta comporta dei costi, perché un altro filone importante di questa legge e delle problematiche che si innestano nel rapporto tra medico e paziente è proprio quello dei cosiddetti costi della medicina difensiva. Questa legge ha trovato degli equilibri tutto sommato apprezzabili nel complesso, anche se pone degli interrogativi in alcuni profili tecnici, alcuni dei quali esamineremo insieme durante il pomeriggio di oggi. Sarà sicuramente una sessione veramente importante che ha qua un parterre di qualificati professionisti, insieme a lei ovviamente. E ci auguriamo di avere delle chiarificazioni, ripeto, sia come medici ma anche come avvocati e magistrati. Poi dipende dalla risposta degli operatori, infatti, come le leggi possono funzionare. Grazie. Grazie a lei. L'avvocato Sidoti relazionerà nel pomeriggio a questo interessante convegno che vuole mettere in evidenza la chiarificazione soprattutto della legge Gelli in ambito sanitario, e abbiamo detto più volte che coinvolge
parimenti i medici anziché i magistrati, avvocati impegnati nel settore, parlerà di un argomento assolutamente importante per quanto riguarda la gestione della sanità, che è il consenso informato. Do a lei la parola per illustrarci quali sono le direttive. Sì, grazie, buonasera. Quando si parla di responsabilità medica non si può omettere di considerare un istituto di rilevante importanza quale quello del consenso informato, che per la prima volta trova la sua attuazione, diciamo, normativa e la sua disciplina normativa attraverso la legge 219 del 2017, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale proprio a gennaio di quest'anno. La legge è assolutamente importante, fondamentale, perché per la prima volta viene sancito che il consenso informato deve essere reso per iscritto. Quindi in un certo qual modo sembrerebbe tutta la giurisprudenza che si è formata nel tempo in merito alla forma che il consenso informato avrebbe dovuto avere, sembrerebbe tolto ogni dubbio in merito. Però, come vedremo nel corso del pomeriggio, nel mio intervento programmato, metterò in evidenza che questa certezza di fatto non sussiste, perché proprio a marzo del 2018 abbiamo una sentenza della Cassazione di tenore assolutamente opposto, che ci dice che il consenso informato può essere reso anche in forma orale. Quindi noi operatori del diritto, soprattutto noi avvocati, che abbiamo bisogno di certezze nelle aule di udienza, e ci interrogheremo quest'oggi proprio sulla forma del consenso informato per quel che attiene, diciamo, all'aspetto di cui io parlerò. Abbiamo veramente il piacere, io in maniera particolare, essendo un medico, di poter intervistare e sentire un po' le considerazioni del professor Gelli, nota figura di promulgatore di una legge che porta il suo nome, e al quale volevo chiedere in maniera proprio ex abrupto, come si dice, la necessità. Lei ha sentito la necessità di promulgare una legge di così grande importanza dal punto di vista della gestione sanitaria in tema di risk management, se vogliamo? Beh sì, direi che dopo 20 anni circa di tentativi, di progetti di legge, finalmente siamo riusciti a trovare una composizione importante, una legge quadro che affronta il tema della sicurezza delle cure, del rischio degli esercenti la professione sanitaria, della parte assicurativa e della parte della responsabilità civile e penale. Perché abbiamo fatto questo? Perché in questo momento nel Paese abbiamo 300.000 cause legali, che determinano una situazione fuori controllo, una medicina difensiva, cioè un atteggiamento difensivo dei medici che si sentono quotidianamente aggrediti dal sistema giudiziario, che costa al nostro sistema sanitario qualcosa come 13 miliardi di euro. E le imprese d'assicurazione hanno abbandonato sostanzialmente questo mondo, il mondo della sanità. Quindi solo questi tre, tra i tanti problemi che abbiamo nel nostro sistema sanitario, ci hanno spinto a cercare di legiferare, mettendo da una parte le tutele dei cittadini, prima di tutto la sicurezza delle cure per i cittadini, e dall'altra anche creare le condizioni per una maggiore tranquillità e serenità dei medici, degli operatori della sanità nello svolgere il loro mestiere così complesso e così difficile. Credo che da un po' di tempo già è cominciato così un impegno pressante a cercare di definire meglio i dettami che la legge vuole regolamentare. Credo che sono necessarie queste forme di formazione e di informazione perché possano dare un pochino di chiarificazione alla chiarificazione appunto della legge stessa. Non so, altre considerazioni che lei voleva esprimere in ambito proprio sanitario? È una legge che un po', come dire, tutela la professionalità del medico, come giustamente diceva, che oggi è spinto più che altro alla medicina difensiva che non alla medicina, come dire, di tipo, noi amiamo dire come medici di famiglia, una medicina che si proietta soprattutto nell'ambito preventivo, della prevenzione delle malattie. Sì, questa legge ovviamente non è la bacchetta magica della soluzione dei problemi della sanità italiana, però può aiutare a riportare le condizioni naturali, fisiologiche del nostro sistema, cercando di superare i problemi che prima dicevamo e cercando soprattutto di far passare un messaggio, prima di tutto culturale, sia agli operatori della sanità ma anche agli operatori del diritto e a tutti i cittadini, che finalmente in questo Paese la sicurezza delle cure diventa elemento costitutivo integrante dell'articolo 32 della Costituzione, cioè il diritto alla salute. E questo credo che sia un argomento importante. Insomma, dobbiamo mettere in essere tutte quelle azioni preventive per evitare che un evento
potenzialmente rischioso si trasformi in un danno a carico dei nostri pazienti, e dall'altra, se dovesse avvenire tutto questo, garantire in tempi rapidi e certi un risarcimento adeguato ai cittadini che hanno subito un danno dal sistema sanitario. Questi sono i cardini in sintesi della legge, anche se la legge è molto più complessa e molte sfaccettature.